In questa video lezione vi voglio far vedere la correzione di un'immagine scattata in condizioni particolari. Una giornata non bella, con molta foschia, una giornata invernale, dove la foschia ha annientato completamente i colori della neve, che è rimasta semplicemente bianca, e anche del cielo. E noi arriviamo, io voglio arrivare a un'immagine come questa, dove vedete è sempre la stessa immagine, ma abbiamo decisamente dei colori migliori, un'immagine molto più simpatica. Allora, partiamo dalla nostra immagine, è un file RAW, quindi doppio clic, lo apriamo in camera RAW. Primo passaggio da fare sempre è quello di andare a correggere il profilo dell'obiettivo. Allora attiviamo la correzione del profilo e lui automaticamente trova l'obiettivo con cui è stata scattata l'immagine. In questo caso si tratta di un 17-55 f2.8, un ottimo obiettivo della Canon, che però non viene montato purtroppo, non si può montare sulle full frame, e questo è un vero peccato. Allora, vedete che attivando la correzione profilo l'immagine è già cambiata un po'. Questo è dovuto al fatto che ha tolto eventuali distorsioni dovute a quel tipo di obiettivo. Poi torno nella mia scheda base e vado a fare un po' di correzioni. Allora, quello che faccio sicuramente è, intanto vedo qui che ho un eccesso di bianchi, anche se non ho del bianco bruciato perché non me lo segnala. Vedete, io ho attivato la segnalazione del bianco e qui non ho zone bruciate. E ho la segnalazione dei neri, ma nei neri non c'è niente. Quindi vado a aumentare il contrasto, perché questa immagine è senza contrasto. Lo aumento un po', non tantissimo, perché poi farò altre correzioni sull'immagine. Poi, visto che le luci sono tutte spostate in là, le porto indietro, sia le luci che i bianchi. Vedete, ho tolto questa cosa qui. Vado anche a togliere un pochettino di ombre, ma semplicemente perché poi farò una correzione diversa. E nei neri invece vado ad aumentare un po' i neri, non tantissimo, ma comunque vado su. Aumento la texture, perché questo quasi sempre io lo faccio, la porto a più 25. Rimuovo la foschia, perché ce n'era tantissima e si vede, perché facendo la correzione vedete quanto cambia. Da così io la porto a più o meno a 30, 31, 30, 33, e poi aumento anche la vividezza, non tantissimo, ma un pochettino. La vividezza agisce sull'immagine sulle zone che sono particolarmente chiare, quelle che sono già intense non le va a toccare. Poi vado a aumentare un po' il contrasto invece con la curva, quindi mi posiziono qua e vado ad aumentare un pochettino il contrasto di questa immagine. Vedete che se io faccio Ctrl-Alt-P, vedo prima e dopo la correzione, non è molto forte, ma comunque è percepibile. Ora vado nell'HSL, che è la mia scheda di colore, e vado a saturare un po' di più i rossi, i gialli, un po' meno magari, e anche i rossi, un po' meno, perché sennò poi sono troppo esagerati. Ok. E nella luminanza vado a rendere un po' più chiari questi rossi, quindi vado, e invece vado a scurire un pochettino i gialli, non tanto, ma un pochettino, quindi aumento un po', cioè li rendo un po' più scuri. Allora, qui ho fatto tutte le correzioni che potevo fare sull'immagine senza andare a usare metodi selettivi. Guardate, prima e dopo, vedete che è già migliorata. Anche ad esempio qua nella zona bianca della neve adesso ho un pochettino di ombre, non molte, ma un pochettino ci sono. Vado a ingrandirla e io so, perché l'ho vista prima, anche se adesso non la vedo più, che c'è una macchia nel cielo, per cui vado a togliere quella macchia. Per togliere la macchia, che è una macchia del sensore,
Vado a prendere il pennello rimozione macchie, poi vado a cliccare su visualizza imperfezioni e porto, vedete, le imperfezioni al massimo, quasi al massimo. E la macchia è appena percepibile, ma è questa. Scusate, controllo solo perché no, era quella lì. Ecco, questa qua. Quindi vado a fare una leggera correzione. E poi tolgo la visualizzazione macchie. In realtà non si vede niente, ma questo è soltanto dovuto al fatto che il cielo in questo momento è tutto bianco, quindi correzioni sono difficili da fare. Per lavorare su questa zona qua, che è quella dove c'è la neve bianca, e dare più contrasto a questa neve in modo che ci si vedano le tracce sulla neve, vado a utilizzare il filtro radiale. Allora lo seleziono. Ho già una sfumatura bassa di questo filtro, adesso vedo se va bene oppure no, ed è un filtro interno. Ho già azzerato, anzi no, non ho azzerato niente, vado ad azzerare prima. Per azzerare ho due modi, adesso ve ne faccio vedere uno, poi ve ne farò vedere un altro. Clicco su questo, vedete che va tutto a zero, tranne la sfumatura, e doppio clic sull'esposizione, così sono completamente a zero. È uno nuovo. E quindi vado a selezionare la parte che mi interessa. Quindi vado a fare una selezione di questo tipo. Vado a vedere come, cioè mantengo la sfumatura. Purtroppo ho la maschera che agisce completamente al contrario, quindi non. Allora, diminuisco un po' la sfumatura in modo che sia abbastanza nitida questa selezione. E a questo punto invece con la luminanza e con la maschera dovuta alla luminanza, vedete che la maschera è quella giusta, vado a prendere la parte che mi interessa. E praticamente guardate sull'immagine, vado a prendere da 58, 59, 60 a, posso anche spostarmi un attimo cliccando qua in mezzo, tipo, ecco, una cosa del genere. Vedete che vado a prendere tutta la zona dove adesso la vedo con questa mappa di luminanza, vedo che ci sono tanti segni sulla neve, quindi devo tirarli tutti fuori. Per cui, prima cosa che andrò a fare, vado a togliere la foschia. E ho già aumentato un po'. Poi vado a diminuire le luci un po', vado ad aumentare le ombre, quindi diminuisco questo cursore qui e qui lo faccio in maniera molto alta, vado a diminuire anche un pochettino i bianchi e diminuire un po' i neri. Ecco, aumento la chiarezza. Per avere molta più nitidezza, vado a 30. Ecco, vedete che a questo punto io posso anche aumentare un po' la nitidezza, ma diciamo che ho un'immagine molto più pulita. Se faccio Ctrl-Alt-P, vedo l'immagine precedente prima di questa correzione, e ricliccando P torno all'immagine definitiva. Quindi ho fatto una correzione selettiva solo su questa parte qui. Ora invece vado con il filtro graduato a fare un altro tipo di correzione. Praticamente vado da qui a qui, correggerò tutto. Da qui a qui, correggerò parzialmente. Quindi sarà un passaggio graduale da questo punto a questo. Io adesso vedete che c'erano dei dati attivati. Altro modo per eliminare tutto è quello di cliccare lì sopra e fare ripristino impostazione di correzione locali e quindi ho portato tutto a zero. A questo punto faccio alcune correzioni. Ad esempio, la prima cosa che faccio è la temperatura. La mia temperatura l'abbasso, meno 59, meno 61. Poi diminuisco anche il contrasto, così avrà un passaggio morbido questa correzione, forse ho diminuito un po' troppo.
e diminuisco anche luci che erano troppo alte, le ombre e un pochettino i bianchi. Ma no, i bianchi potrei anche lasciarli come sono, lasciarli così. Poi la texture la aumento, la chiarezza per ora non la tocco, vado a toccare la foschia e aumento un po' la rimozione della foschia. Ecco, vedete che l'immagine in questo momento è bruttissima. Perché? Perché non abbiamo ancora attivato la gestione della luminanza. A questo punto visualizza mappa luminanza, vedete che io stavo lavorando su tutta questa zona qua, ma a me non interessa assolutamente lavorare lì, ma vado più o meno come prima a lavorare da 60 in su. Vedete che non lavoro qua dove era uscito quel blu molto forte, vado a lavorare intorno a questi qui e a questi, vedete anche vado a lavorare anche qua in mezzo che è molto importante che lo faccia e non vado a lavorare nella prima parte che c'è qui. La visualizza mappa di luminanza e vedete come è cambiata l'immagine. In realtà ho, anche se dalla visualizzazione della mappa luminanza sembrerebbe che qui non lavora affatto, in realtà guardando così vedo invece che c'è un eccesso di azzurro qui. Quindi vado con il pennello in diminuzione e vado a dare una leggera pennellata in questa zona qua, vedete? Così riporto tutto alla visione normale. Aumento l'ingrandimento per vedere com'è venuta. Vedete quanto è nitida? Cioè anche in tutte le foglie, tutto il cielo, io dovessi fare uno scontorno, inserire il cielo in un'immagine come questa, diventerei matta. Guardate anche qui, nella zona della neve, sembra che sia viva, reale, che ci siamo appena passati sopra. Cioè è un'immagine bellissima, mentre prima era un'immagine che aveva un sacco di problemi. Allora, la chiudo, ho finito e a questo punto vado a confrontarla con l'altra che forse avevo fatto il cielo un po' più blu. Diciamo che non mi viene mai un'immagine uguale all'altra. Questa lezione è finita. Ringrazio il mio amico Angelo per avermi dato modo di correggere la sua bellissima immagine. Vi chiedo se vi è piaciuta questa lezione di mettere mi piace e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale. Grazie.